deve essere stata la settimana degli argentini. Prima Maradona che paralizza tutta Napoli, poi Messi che paralizza tutto il Milan e poi il Papa che per la prima volta nella storia viene da quelle parti. Dalla fine del mondo, come ha ammesso lui stesso. Le battute si sono sprecate, bisognerà vedere come si adatterà al campionato italiano, hanno detto alcuni. Altri hanno rincarato. Lo spogliatoio dell'Inter è così influente che adesso sceglie anche il nuovo pontefice e via dicendo. Di certo è il primo papa del quale si conosce un milieu sportivo. Ama il tango, ma anche il calcio, che da quelle parti è una piccola religione. Tiene una squadra di retrovia, il San Lorenzo de Almagro, piccola ma affascinante squadra che da oggi sarà destinata ad una certa notorietà. C'è da riflettere semmai come molte cose buone stiano arrivando dall'America Latina, e questa è una riflessione seria. Abituati ad essere considerati il sud del mondo, sono invece un continente che si sta proponendo in maniera esplosiva. Da periferia sta diventando un fulcro. Il PIL di quelle nazioni viaggia a doppia cifra, c'è una buona qualità di personaggi anche politici e tante idee che stanno conquistando il mondo, c'è ottimismo, fiducia e gli investimenti mondiali sono di casa. È il nuovo polo mondiale, destinato in breve a fare da contraltare allo strapotere asiatico. La Chiesa ci consegna un Papa argentino, in corrispondenza di una storia che sta ponendo quella parte del mondo all'avanguardia come non lo era mai stata. Sarà un segno?